Buona serata da Alessandra Rossi, ben trovati negli studi di Economics Liguria, la nostra tavola rotonda dell'economia e del lavoro nella nostra regione e non solo, perché spesso ci capita poi di valicare i confini della nostra regione. Perché? Perché siamo parte di un paese che ha delle sfide davanti, delle opportunità, delle criticità che ovviamente dal contesto nazionale si risolvono e si affrontano a livello locale. Quella di oggi è una puntata dedicata al settore del commercio, in generale di più all'occupazione, al fatto che il lavoro sembra esserci nel nostro paese, manca un po' però la ricerca, o meglio la figura professionale adatta a svolgere un certo tipo di lavoro. Di questo mismatch parleremo grazie ai nostri ospiti che sono venuti a trovarci oggi in studio e ve li vado subito a presentare. Abbiamo Francesca Poeta, proprietaria di It Cold System, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Al suo fianco Matteo Moretti di Assistenza Moretti, grazie per averci raggiunto. Grazie a voi, buonasera. Al mio fianco Barbara Banchero, segretaria generale di CNA Liguria, grazie. Genova. Esatto, Genova. CNA Genova e buonasera a tutti. E poi al suo fianco Renzo Balbi di Genova Rent, grazie ancora per averci raggiunto. Buonasera, grazie a voi. Allora, partiamo proprio da lei, Banchero, segretaria generale CNA Genova. Giustamente, ma da quello che è un disegno, una panoramica dei dati relativi all'occupazione, perché di lavoro, di mismatch io ho parlato introducendo la nostra puntata, quindi di una sorta di squilibrio che c'è tra quella che è poi la necessità di lavoro sul nostro territorio, ma anche la difficoltà nel trovare figure professionali adatte a determinati settori. Possiamo appunto dare ai nostri telespettatori la panoramica di quella che è l'occupazione sul nostro territorio? Sì, noi come CNA abbiamo fatto uno studio a livello nazionale, perché ovviamente riteniamo che bisogna sempre partire dai dati e questo è un elemento importante in un'analisi. Poi ovviamente dopo i dati bisogna anche incominciare a pensare a soluzioni, seppur le soluzioni in questo argomento di cui si parla tantissimo. C'è stato un periodo in cui si parlava poco di incontro domanda e offerta, poi a un certo punto questo problema è esploso, si poteva forse anche prevedere, e oggi se ne parla tantissimo. E se ne parla spesso dal punto di vista, solo da alcuni punti di vista. In realtà è un fenomeno molto complesso che parte da dati che ci dicono che l'occupazione negli ultimi 10 anni è andata bene, è aumentata, ma noi abbiamo come diciamo sistema paese alcune criticità che sono sicuramente l'occupazione femminile. Questo è un dato che credo rivediamo anche nella nostra regione. Noi ieri siamo partiti con un corso all'interno di un bando che è europeo ed è anche regionale, quindi parliamo di corsi finanziati, e abbiamo un corso per cuoco con all'interno 12 donne, tutte sopra i 55 anni. Quindi esatto. Questo dice su come l'occupazione femminile anche in un'età in cui è anche più difficile, quindi donne che magari alcune hanno fatto delle esperienze, altre che arrivano quasi da esperienze molto base, molto magari tempo dedicato poi alla famiglia e una necessità anche economica, certo, poi di lavorare, perché a 55 anni hai ancora 10 anni di lavoro e questo non è facile. Esatto. Lo stesso si può dire per l'occupazione giovanile che è al 22% rispetto al 14% dell'Europa. A questo si aggiunga il fenomeno, anche questo ormai se ne parla tantissimo, dei NEET, che sono i ragazzi che non studiano, non lavorano, chiamiamoli così, che queste sigle poi sono anche un po' troppo etichettanti, perché poi uno si riconosce in un'etichetta che non è così. Le motivazioni per cui questi ragazzi non studiano e non lavorano, e sono davvero tanti, parliamo del 19%, parliamo di un dato pesante, già lì ci sarebbe da pensare e da trovare delle soluzioni. Motivazioni di questa situazione tante, quindi motivazioni strutturali, motivazioni socioculturali, pensiamo alla denatalità. Esattamente. Questo è evidente che è un motivo che porta a una maggiore difficoltà di persone che arrivano sul mercato del lavoro. I giovani entrano in ritardo nel mercato del lavoro perché studiano o perché non studiano e non lavorano, e torniamo a quel dato. Quindi i dati sono molti, ovviamente dai dati
dati bisogna partire per cercare delle soluzioni. Noi come CNA a livello locale abbiamo, insieme a Rotary, abbiamo appena fatto una ricerca, siamo partiti dai NEET, quindi dai ragazzi che non studiano e lavorano, e alla ricerca ha avuto due fasi, una che si è focalizzata sui ragazzi che sono ospiti dei centri, quindi ragazzi che arrivano da altri paesi, e noi presenteremo i dati di questa ricerca anche alle istituzioni, ma soprattutto vogliamo fare una tavola rotonda per provare a trovare delle soluzioni, perché abbiamo scoperto che questi ragazzi hanno tutta una serie di difficoltà e in realtà sarebbero appetibili per le nostre aziende, ma non hanno alcune caratteristiche, a partire per esempio un dato che è stato evidenziato dalla lingua. Esattamente. Per quello che riguarda la formazione, tante volte noi diciamo, anche a livello nazionale è stato detto che la formazione non è adeguata. Io sono sincera nel dire che in Regione Liguria un lavoro si fa, molto serio, sull'analisi dei fabbisogni. Le aziende, le associazioni sono molto coinvolte in questa analisi dei fabbisogni, quindi in realtà la formazione per le figure professionali c'è. La difficoltà è reperire le persone che a questi corsi accedano. Vi dico soltanto che noi abbiamo avuto un corso cuoco, per esempio, breve, quindi un corso finalizzato all'occupazione, che è andato deserto, a differenza di questo che comunque ha questo target. Un altro esempio, un corso di social media, cioè ci sono corsi che forse una parte di comunicazione anche da parte nostra va un po' più finalizzata, ma Regione Liguria per esempio sta facendo un grande sforzo in questo senso, ma c'è davvero una difficoltà ad andare a scovare questi ragazzi e convincerli che c'è ancora un futuro, perché questo, e chiudo, è un altro dato che la CNA nella sua ricerca ha evidenziato: una grande sfiducia da parte dei giovani, che si lega anche al Covid, si lega a una rivalutazione del tempo, e quindi mentre per noi era lavorare 10 ore normale, per loro lo è molto meno, ma c'è una grande sfiducia, e lì credo che anche noi nei mestieri dell'artigianato, nella vendita di questi nuovi mestieri, che sono anche nuovi, dobbiamo fare tanto per riportare la fiducia dei giovani, perché senza i giovani non andiamo. Non abbiamo futuro. Quelli pochi, quei pochi che abbiamo. Scaturiscono dal fenomeno della denatalità, ma noi li dobbiamo convincere che bisogna crederci. Esatto, anche perché i dati di cui parlava lei, banchero, sono dati nazionali, ma in Liguria temo che la situazione sia peggiore in termini soprattutto di denatalità, siamo la regione più anziana d'Italia, insomma, esatto, quindi questo ci deve far pensare. Volevo chiedere a Balbi, in quanto rappresentante di una delle aziende del nostro territorio, Genova Rente, se effettivamente c'è questa difficoltà reale di trovare figure che siano adatte ad un certo tipo di settore, che abbiano la preparazione adatta, la voglia anche di partecipare ad un certo percorso lavorativo. Dal suo punto di vista, nel suo settore, com'è la situazione? Diciamo che è una situazione a livello nazionale, non solo regionale, veramente difficile, perché ormai è dal post-Covid che abbiamo questa problematica, soprattutto nella figura dell'autista. La figura dell'autista ha varie difficoltà per l'inserimento. Intanto l'acquisizione della patente, che ha un costo piuttosto elevato, nonostante ci sia un contributo sia a livello regionale e una volta anche nazionale. E poi l'approccio al lavoro, soprattutto non tanto per il TPL, per il trasporto pubblico locale, locale, ma soprattutto per il 90% della tipologia che ha la nostra azienda, quella del turismo. Perché per il turismo praticamente è un lavoro piuttosto di sacrificio, un lavoro direi pagato bene, ma con sacrificio. Noi quello che abbiamo notato, abbiamo un turnover continuo di giovani, prendiamo i giovani neopatentati, li portiamo in azienda, cerchiamo di istruirli su come si deve svolgere questo lavoro, per una settimana lo affianchiamo a un nostro collaboratore esperto. Esatto. E dopodiché cominciamo a fargli svolgere i servizi, diciamo che è l'opportunità che ha la nostra azienda, che ha varie tipologie di mezzi, perciò
la persona che prendiamo non la mettiamo subito su un 50 posti, esatto, 12 metri, ma cominciamo con mezzi piccoli, medi e grandi, in modo che faccia gradualmente tutto, si riesca ad apprendere. Esatto, che sì. E vediamo, notiamo subito che già dal primo colloquio le persone hanno difficoltà a questo approccio nel nostro lavoro, perché è un lavoro, tra virgolette, che ti occupa al 90% il sabato e la domenica, ti occupa spesso la sera, è un contratto che, visto dalla parte dell'autista, ha delle difficoltà ad essere appreso, perché, non so, la persona, tipo in questo momento che cominciamo con le gite scolastiche, la persona è impegnata 13 ore, ma in effetti, non so, facciamo una gita a Milano, questa persona fa guida dalle 7 alle 9, poi rimane fermo a Milano, esatto, sino alle 17, poi fa... effettivamente questa persona ha guidato 4 ore, 5 ore, però ha un impegno di 13-14 ore e questo impegno è per la persona pesante. Poi abbiamo la problematica che dobbiamo avere più personale, perché con le normative attuali di legge, sia per noi che questioni di sicurezza, immagino. Sì, perché esatto, entro 6 giorni l'autista deve fare 24 ore di riposo, esatto, e entro 13 giorni deve fare altre 2 giornate, 45 ore di riposo. Ci sono fortunatamente da una parte continui controlli da parte della polizia e dei vigili urbani, e questo induce l'azienda ad essere sempre più rigide e avrebbe bisogno di molte più persone. Tra poco torniamo su questo aspetto, perché ho ancora un paio di domande su questo tema da farle. Restate con noi su Economix Liguria, ci vediamo tra pochissimo. Ancora negli studi di Economix Liguria per parlare di lavoro, occupazione, di questo mismatch che c'è a livello nazionale, che si ripercuote ovviamente anche in Liguria, con Renzo Balbi di Genova Rent. Stavamo affrontando il tema di un particolare settore e anche della difficoltà di reperire autisti per varie ragioni. Quello che le chiedo è, a fronte di ciò di cui stavamo parlando, quindi di un lavoro che comunque richiede dei sacrifici, un impegno importante, le rinunce dopo un percorso di formazione, dopo un inizio dell'attività lavorativa, sono molte anche da parte dei giovani, di questi ragazzi neopatentati magari? Purtroppo sì, perché vediamo alcuni addirittura, facciamo tutto l'iter per l'assunzione e dopo 2 giorni dicono che non è il loro lavoro, nonostante, ripeto, non è che li prendiamo e li mettiamo subito, esatto, allo sbaraglio, eccetera. Cerchiamo di inserirli in azienda in modo molto soft, ma nonostante questo rinunciano. Altri li portiamo avanti nell'azienda, li facciamo crescere e purtroppo dopo 6 mesi, 6-8 mesi, cercano al primo concorso dell'azienda pubblica di spostarsi sull'azienda pubblica. Esatto, questo vi lascia un po' con le gomme a terra, mi permetta la metafora, esatto, da questo punto di vista. Balbi, a fronte però di questo le chiedo anche, e mi metto un po' a fare l'avvocato del diavolo, il gioco vale la candela in termini economici, in una società che sta vivendo un'inflazione fortissima, che dal Covid sta vivendo una crisi fortissima, già iniziata ovviamente precedentemente, con ragazzi che magari hanno anche difficoltà a trovare un affitto decente. Avere un lavoro di quel tipo riesce a garantire una sussistenza dignitosa? Perché molto spesso si sente, vero, i giovani non vogliono lavorare, però forse non vogliono lavorare a determinate condizioni, che sono tante, le citavamo con Banchero, dalla qualità del tempo che viene rivista, dalla demotivazione che c'è, che persiste, che è un problema sociale che viviamo da tanti punti di vista, ma c'è anche poi quello del fattore economico, lavori che magari portano via tanto tempo nella giornata e che poi alla fine in termini economici non sono così remunerativi. No, diciamo che ci sono due situazioni. Il contratto degli autoferrotranvieri, siccome noi abbiamo tutte e due le situazioni. Il contratto di autoferrotranvieri è un contratto di rapporto medio normale che una famiglia riesce a vivere normalmente ed è un lavoro più appetibile, perché nell'arco della settimana tu più o meno hai i tuoi turni, sai
quando fai festa e tutto quanto anche nell'arco del mese. Per parlare di aziende private che appoggiano l'autoferrotranviere, perché l'azienda pubblica addirittura sa a 6 mesi, un anno, il dipendente cosa farà a Natale, cosa farà a Pasqua, eccetera. Mentre dov'è la difficoltà, in effetti, però è ben retribuito, il sacrificio è ben retribuito, è il discorso sul noleggio e sul turistico. Perché la situazione del turistico non è mai programmabile. Noi, ad esempio, abbiamo passato un ottobre, tanto per fare un esempio, impressionante. Siamo passati da un congresso a un evento, da un evento a un congresso, da una manifestazione. Abbiamo, per fortuna, in Liguria anche il discorso crocieristico, che porta tantissimo lavoro. Vero. Impegna tutte le settimane, sabati e domenica, tra le due principali compagnie di navigazione, 50-60 pullman. Consideri che in Liguria abbiamo circa 60 aziende, e di queste 60 aziende occupano circa 400 persone. A livello nazionale sono 6.000 aziende con 25.000 occupati. Quello che noi abbiamo riscontrato, e la cosa che a me duole maggiormente, è il dover rifiutare il lavoro. Lo stavo per chiedere. Noi, dico la verità, in quest'ultimo anno stiamo perdendo un 30% del lavoro. Una buona parte lo condividiamo con i colleghi, una parte siamo costretti a dire di no. Noi vediamo ultimamente quasi tutti i sabati e domenica dover dire di no a società, a gruppi, a privati che magari organizzano il lunedì o il martedì, organizzano per la domenica, o soprattutto quest'anno siamo in difficoltà con le società sportive locali, perché i campionati di calcio dei settori giovanili vengono indicati solo il venerdì, il giovedì e il venerdì, e pertanto anche le società non possono impegnarsi come negli anni precedenti. C'era un programma, loro a inizio stagione ti davano questo programma e tu bloccavi i mezzi per tutta la stagione. Ora ti trovi in difficoltà a dover dire di no, perché non c'è una programmazione, è tutto concentrato e viviamo soprattutto anche nelle emergenze, perché dovendo dare assistenza a Trenitalia che in qualsiasi momento si fermano i treni eccetera e devi sopperire per qualsiasi emergenza, alle compagnie aeree, cioè è una tipologia di lavoro, a parte quello programmato dei gruppi o dei tour operator, il resto è tutto lavoro che organizzi. Secondo me la difficoltà di questi autisti è il tempo libero, poter organizzare la famiglia, cioè uno che ha una famiglia, la sua difficoltà è quella di dire ci sono quei giorni lì e fate affidamento su di me in quelle giornate. Esatto. Cambiando settore di lavoro, ma in parte l'abbiamo citato anche il discorso delle compagnie marittime, delle crociere, di quello che è uno delle fonti economiche indispensabili anche del nostro territorio, quindi il porto, il mare in generale, la blue economy come viene definita da quelli più esperti di me, mi rivolgo a Francesca Poeta di Cold System, chiedendole se queste difficoltà nel suo settore di competenza sono più o meno le stesse che trova ad affrontare una persona come Renzo Balbi, per esempio. Assolutamente, anche perché noi che ci occupiamo di nautica, da diporto, quindi costruzioni di imbarcazioni, mega yacht, super yacht, quello è il target, abbiamo visto che ci troviamo a dover rifiutare del lavoro, in quanto la nautica con il post-Covid ha avuto un'accelerazione. Sì, esatto, i dati del salone nautico, per esempio, erano... Diciamo che il trend è stato di un più 20% nel 2022, e l'Italia è il primo esportatore a livello mondiale di imbarcazioni superiori ai 24 metri. E tutto ciò comporta una difficoltà proprio non solo nelle lavorazioni, quindi trovare personale specializzato, che non c'è, perché il personale va formato. Le imbarcazioni nascono dai cantieri e sono fondamentalmente dei contenitori vuoti. Arriva la barca che ha bisogno di tutta una filiera di maestranze e di subfornitura, che fondamentalmente è data dai piccoli artigiani, che sono l'ossatura, non scordiamoci, di questo paese. È vero. Per cui senza l'artigianato, le figure professionali, l'imbarcazione, queste belle regine dei mari che vediamo solcare gli oceani, andare per lo più in paesi quali
gli Stati Uniti, i paesi arabi, nascono in Italia, nel polo tra la Liguria e la Toscana. Si parla di commesse fino al 2028 con numeri che fanno davvero impressione. Noi come realtà ci troviamo come Renza a dover rifiutare del lavoro oppure a passarlo in subappalto. Uh-huh. E addirittura proprio per un discorso di mancanza di installatori, manutentori, ci troviamo a doverci affidare a aziende che sono già più strutturate a livello basico, uh-huh, fare una supervisione dei tecnici e stargli comunque dietro. L'idea è, in alcune zone ci si è organizzati in scuole di mestieri. Esatto. Bisognerebbe davvero tornare a quelle realtà. Ci sono alcune regioni d'Italia che stanno puntando molto sulla formazione, regioni che nessuno avrebbe mai immaginato. Esatto. Stanno cavalcando l'onda della nautica, perché purtroppo la nautica viene vista, come dire, ai non addetti ai lavori come il mercato del lusso. Del lusso, esatto, un bene non necessario in però, qualche modo. Un bene però non necessario che contribuisce in maniera notevole al PIL del paese. Al nostro PIL, esatto. E questa cosa purtroppo non emerge, mm-hmm, ma non emerge a livello proprio nazionale, mm-hmm, quindi è un po' snobbata. Eppure ora c'è il piano del mare, quindi, come dire, si sta dando attenzione, ci si sta focalizzando su questo. Il problema rimane la formazione del personale, quindi in alcuni casi ci si sta organizzando con queste scuole dei mestieri, vengono banalmente fatti degli accordi tra le istituzioni, uh-huh, i grandi committenti, e vengono coinvolte le scuole di formazione, esatto, professionale, ma vanno ascoltati anche come dire, gli artigiani. È un peccato se la fascia degli artigiani che fanno questo mestiere da 30-40 anni, finito il loro ciclo lavorativo, questo mestiere non potranno più insegnarlo a nessuno. Esatto. E, altre regioni hanno capito l'importanza della nautica, stanno sviluppando dei porti che prima erano banalmente crocieristici, ora ci si sta mettendo un hub diverso, esatto, dei porti per mm-hmm accogliere queste imbarcazioni. Ma l'imbarcazione non va solo costruita, certo, avrà poi un mantenimento e non solo le manutenzioni ordinarie, poi si passerà a, e siamo in corso, ai famosi refitting, esatto, barche che vengono completamente trasformate. Mm-hmm. Nel 2008 la nautica ha avuto una crisi pazzesca, tante aziende sono state falciate, chi ha avuto la capacità di resistere, la famosa resilienza di cui si parla oggi, è chi aveva un po' variegato diciamo, la propria professionalità, quindi non solo le installazioni, ma poi anche la capacità di andare a bordo, vedere le criticità e fare i refitting. C'è tutto un mondo da scoprire che forse probabilmente non è tanto alla portata, e bisognerebbe davvero mettersi con reale pragmatismo a dialogare con le aziende che operano proprio nel settore. È un discorso importante che secondo me coinvolge poi in maniera trasversale, sì, abbiamo detto la nautica, abbiamo parlato anche del settore in qualche modo della logistica e dei trasporti, ma che coinvolge in realtà tutto l'universo lavorativo, un po' come a dire, permettetemi il luogo comune, certi lavori in Italia non si vogliono più fare, per n ragioni, insomma. Qui però vorrei riallacciarmi, ma ci torneremo subito dopo la nostra pausa, con un discorso che faceva Banchero inizialmente di questo studio, che in qualche modo vuole coinvolgere anche coloro che arrivano da altri paesi, sono sul nostro territorio, che di voglia di lavorare magari ne hanno, hanno degli ostacoli però che devono essere superati. Insomma, studiare forse su questo aspetto potrebbe essere una delle soluzioni da applicare per rispondere a questo forte mismatch che rischia di mettere in ginocchio la nostra economia. Tra poco su Economics Liguria. Restate con noi. Okay.
Occupazione e lavoro negli studi di Economics Liguria, ne stiamo discutendo con i nostri ospiti. Una delle parole più pronunciate in questa puntata è il mismatch tra domanda e offerta in ambito lavorativo, e la domanda con cui ci siamo lasciati prima della pausa pubblicitaria era un po' una mia provocazione sul, e anche un po' un luogo comune che viene sentito ormai ovunque, ovvero in Italia certi lavori gli italiani non li vogliono più fare per svariate ragioni, di cui in parte parlavamo con appunto Banchero, segretario generale CNA Genova. Ma visto che abbiamo in qualche modo scandagliato vari aspetti di alcuni dei settori dell'occupazione, chiedo a Matteo Moretti di Assistenza Moretti se effettivamente quelle criticità che sono emerse finora in settori quali trasporti, nautica, emergono anche nel suo settore di competenza, e soprattutto se è vero che certi lavori oggi non si vogliono più fare, a prescindere forse anche dalla remunerazione di questo tipo di occupazione. Sì, mi associo al pensiero dei colleghi, delle aziende, del territorio e anche in ambito nazionale. Sicuramente, secondo me, il problema principale è bisogna andare un po' indietro nel tempo, bisogna cambiare un po' il modo di, secondo me, di vedere le cose. Lavorare è bello se si sceglie la strada giusta. Oggi c'è, io mi ricordo quando ho iniziato io, no? C'era poca diciamo, richiesta, ti adattavi un po' a quello che era la necessità. Io ho fatto un po' di tutto prima di avere l'attività, perciò ho spaziato un po' su tutti i settori, insomma, quelli che trovavi un po' più da ragazzino mentre studiavi. Oggi c'è la fortuna che una persona, un ragazzo, e non solo un ragazzo, anche una persona che ha intrapreso un percorso che magari a 35-40 anni ha capito che non è il suo, perciò parliamo sempre di ragazzi giovani, ma in realtà secondo me è di persone che vogliono rilanciarsi. Citavamo prima le signore che si mettevano in gioco con un corso di cucina all'età di 50 anni. Esattamente, e non solo, bisogna anche un po' sfatare i falsi miti anche della parte maschile e femminile dei lavori, associare i lavori a dei mestieri. A genere. Io mi occupo di assistenza tecnica su impiantistica, per sotto quello che è il mondo delle caldaie, del condizionamento, esatto. Cose prettamente tecniche e spesso e volentieri non faticose in termini di pesi o di situazioni fisiche. Esattamente. Generale. Io è da tempo, io ho lanciato una sfida ai colleghi, soprattutto fuori regione, che qualche volta ci siamo incontrati e abbiamo discusso di questa cosa. Ho lanciato una sfida appunto pubblicando un'inserzione su una ricerca di un tecnico al femminile. Perché secondo me la donna in genere ha molta più precisione tendenzialmente rispetto all'uomo. Perciò il fatto di aver sempre associato il mestiere dell'assistenza tecnica, che non è più quello della chiave a pappagallo, il cacciavite, ma dietro c'è un mondo di tecnologia, chiaro, bisogna cercare anche le aziende giuste, aziende che vogliono investire sulle persone e su tutta la parte di attrezzature o di automezzi che valorizzano poi anche queste persone, le competenze, la formazione, una formazione più spinta verso la persona, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista personale. Questi ragazzi che entrano oggi nelle nostre aziende, al di là di fare scuola, di dover applicare, iniziare a fare dei percorsi di formazione relativamente alla professione, prima di tutto bisogna insegnargli il mondo del lavoro. Questo è fondamentale. Prima ancora ai ragazzi bisogna dirgli di entrare dentro l'azienda, di capire cos'è il mondo del lavoro, entrare in sinergia con i colleghi. Io in azienda ho ragazzi di 21 anni e ho persone di 60 anni. Quando io li vedo e quando ci incrociamo durante la giornata, per me sono tutti ragazzi, perché comunque è un mischiare, un match tra veramente le nuove generazioni e quelle che hanno molta più esperienza da dare e da offrire. Io ho un motto che ormai da anni che va avanti: prima le persone e poi le competenze. E le persone, con delle persone buone che sanno dove vogliono arrivare, perciò dobbiamo fargli capire anche le difficoltà anche del loro lavoro. Io quando faccio i colloqui li metto davanti, come anche Genova Rente, un po' le difficoltà del mestiere, perché è inutile nasconderle, bisogna metterle di fronte.
Però io penso che oggi proprio l'appello che io mi sento di dover fare a nome di tutti, di tutte le persone che hanno delle imprese, è rivolto ai ragazzi, ma anche ai ragazzi meno giovani, è quello di cercare la strada che gli dà più soddisfazione, perché il lavoro non è da qui a un anno, da qui a tre anni, il lavoro può essere visto da qui a tanti anni, non dico la pensione perché magari è un po' troppo, però ormai c'è questa idea del cambiamento rapido e questo non aiuta. Ci sono due spunti di riflessione che dalle sue parole mi sono venute in mente. Da un lato il contesto lavorativo in cui si opera. Un ragazzo o una ragazza che entrano oggi nel mondo del lavoro difficilmente dicono no o mettono da parte alcuni valori che vivono nella vita di tutti i giorni. Questo un po' il Covid lo ha scardinato, a partire dal valore del proprio tempo, della propria vita, ma anche valori un po' più ampi, il rispetto dell'ambiente. Ci sono tante tematiche in gioco oggi. Se si lavora in un determinato contesto, ci si affeziona a quel contesto se risponde a determinati valori. Questo uno spunto. E l'altro è il fatto che non c'è più il mito del famoso posto fisso che c'era una volta, di cui ci si accontentava perché comunque era il lavoro che per tutta la vita ti avrebbe garantito quell'entrata. Oggi c'è bisogno di rispondere a delle soddisfazioni anche personali che derivano dal mondo del lavoro. Ecco, questo forse è un po' il passo in avanti che magari alcune aziende già mettono in atto, altre hanno più difficoltà a mettere in atto, però già quando lei mi dice io metto davanti a me la persona e non il lavoratore in quanto pedina da utilizzare per raggiungere un determinato risultato, credo che questo sia già quel quid in più, no? Che fa differenza tra un'azienda e l'altra. Sì, decisamente è la differenza anche nella scelta, secondo me. Sicuramente l'attenzione che anche imprese medio-piccole riescono a offrirti, anche dal punto di vista personale. Io penso che un po' ognuno di noi nell'arco della sua vita lavorativa si è occupato anche di gestire, di aiutare il lavoratore, che poi alla fine diventano persone che io dico sempre anche ai ragazzi che entrano come primo impiego, al lavoro passi la maggior parte del tuo tempo. Esatto. E devi stare vicino a persone di valore. Uh-huh. Poi non, magari non ci vai d'accordo, perché magari ci sono tutti diversi, però il valore, l'etica, il preoccuparsi della persona che hai di fronte, l'aiutarla, cioè fare squadra è una cosa bella. Per quello che dico, lavorare è bello. Lavorare è bello se hai un mondo dietro con delle attenzioni e voglia di andare anche oltre, perché non vuol dire metterti in una posizione lavorativa e rimanerci lì, vuol dire anche riuscire ad andare in un'azienda che vuole investire sulla persona e sulla professione e avere un bell'ambiente. Io penso che alzarsi alla mattina e andare al lavoro con la voglia di andare a prendere un caffè prima di iniziare, fare due chiacchiere e tutta la giornata passarla comunque dicendo ah che bello, ho soddisfazione in quello che faccio, secondo me è la cosa più bella che possa esserci, insomma. La società occidentale si è un po' andata in cortocircuito su alcuni di questi aspetti. Altri paesi forse ancora invece hanno determinate idee, anche probabilmente dettate dalla necessità, da un contesto socio-economico diverso alle spalle, che inquadra il lavoro anche come una sorta di riscatto proprio della persona. Di qui mi ricollego a Banchero, quando parlavamo di questo studio che verrà presentato, quindi non vogliamo spoilerare niente. No. Ma l'idea di investire su quella che è effettivamente una risorsa a tutti gli effetti per il nostro paese, che viene vista da alcuni come un limite, da altri invece può essere studiato il modo per ottenere un certo tipo di integrazione, passando proprio anche dal lavoro stesso. Sì, questo è quello che chiamavamo ascensore sociale e che oggi forse i giovani vivono meno in questo modo, però secondo me Matteo ha fatto un ragionamento che per esempio nel nostro studio è venuto fortemente alla ribalta, come l'impresa, in particolare l'impresa artigiana, sia poi, lo dicevano anche al nostro livello nazionale, in realtà una famiglia, e quindi questo è uno dei valori che sono emersi dalla ricerca, cioè i giovani oggi possono scegliere. Potendo scegliere scelgono anche il valore, scelgono anche l'azienda etica, scelgono anche dove possono stare meglio. Io lo dico un po' così sorridendo, sì è vero, alcuni lavori i giovani non li vogliono più fare, è vero, no? È inutile che ce la raccontiamo. Io credo che se facciamo un giro di tavolo qui
io ho due figli, studiano tutti e due. Mio papà aveva una ditta di pullman, ma i miei figli studiano tutti e due, uno fa medicina, quindi è evidente che abbiamo, come dire, un'ambizione anche familiare di spingere i figli, e noi abbiamo un dato di laureati basso, quindi bene che lo facciamo. Bene che lo facciamo, non tutti e non chi non ce la fa. E quindi una delle cose è spingere per esempio gli ITS, quindi gli istituti tecnici superiori, fare in modo che le professioni dell'artigianato, passatemi il termine, vengano viste un po' come quelle fighe, si dice così, perché è vero, lo sono. Noi non lo immaginiamo, ma ci sono delle professioni che poi ti danno grande soddisfazione e magari non lo sai, e magari ti iscrivi a un'università di cui non ti importa nulla, e in realtà saresti un bravissimo impiantista col tuo telefonino, perché questo fanno, usano le app. E quindi c'è una parte che noi dobbiamo rivalutare con i nostri giovani, e per noi è una missione ovviamente, spingere per far capire che molti mestieri dell'artigianato non sono quello che viene immaginato dai giovani, ma sono professioni dove la formazione è fondamentale, dove devi studiare comunque per tutto l'arco della vita. Pensiamo a mestieri che fino a qualche tempo fa erano ritenuti, passatemi il termine, di serie B, e oggi invece sono appetibili e di grande soddisfazione. Per finire al tema che mi suggeriva e alla parte, chiamiamola, più di immigrazione, noi a livello nazionale, quindi non lo dico io, lo dice la nostra confederazione, costruendo anche dei progetti addirittura per fare formazione là, perché è evidente che sono e devono diventare una risorsa, quindi a partire da quelli che già ci sono, e che quindi bene che li formiamo e li integriamo, perché se no la strada è tutta in salita, e poi finiscono ovviamente in strade che non portano alla legalità e non portano all'occupazione, ma portano anche a permanere in un'illegalità che non porta beneficio al paese. E poi noi a livello nazionale stiamo proprio anche facendo dei ragionamenti per andare a, oggi abbiamo visto un protocollo per andare anche direttamente là a fare la formazione, perché allora c'è anche tutta la parte che anche Matteo evidenziava di conoscenza del territorio, perché esatto, devi anche conoscere le regole del territorio in cui ti muovi. Quindi io credo che chi lavora da noi deve lavorare nelle nostre regole, quindi bene anche insegnargliele insieme all'insegnamento del mestiere anche nei loro paesi d'origine, per poi farli venire da noi magari già formati e pronti a essere impiegati nelle nostre imprese, che ne hanno tanto bisogno in settori come questi, ma anche in tanti altri settori che oggi non riusciamo a elencare, ma che sono una bella lista. Anche perché il tempo purtroppo è per scaduto. Noi qui è scaduto, ma effettivamente l'argomento è importante. Una cosa ci tengo a dire, il fatto che è stato evidenziato anche grazie ai nostri ospiti, che di fronte nell'ambito del lavoro non si parla sempre solo tanto di numeri, di PIL, di cifre, ma si parla di persone. Senza queste, effettivamente, da qualunque posto provengano, da qualunque estrazione sociale arrivino, sono loro che poi portano avanti il nostro futuro da tutti i punti di vista economico, lavorativo e sociale. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che potete seguirci sui nostri social economics.liguria, facilissimo, una buona serata a tutti e una buona notte. Grazie.